Una lacrima sul riso, ovvero le parole che non vi ho mai detto. Pensieri scritti e recitati da Nando Barriale con Antonio Romano. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti da parte di Antonio Romano, benvenuto e buongiorno anche a Nando Variato, ormai ospite fisso tutti i giorni qui con noi. È un piacere, è un piacere. E allora, abbiamo detto un'altra cosa, dicevamo prima di entrare, così lo ripetiamo, Peppino De Filippo cosa diceva? No, Peppino De Filippo l'ha detto, no a me perché non ho avuto piacere di conoscere, però su YouTube ci sta un link, un video, dove lui tramite un'intervista dice che dietro la comicità, dietro una battuta c'è anche la poesia, insomma. Detto da lui ci si può credere, insomma. Così, insomma, sì. Senti, ieri abbiamo toccato argomento così sfuggente, Napoli, il Napoli. Allora io dico una cosa, io sono uno dei patiti, un tifoso sfegatato, eccetera, però sono anche uno convinto che se i napoletani amassero Napoli come amano il Napoli, certo, avremmo risolto tutti i nostri problemi. Certo, è così, perché questa forza, questa determinazione, no? Per uno scudetto si scende giù in campo, però poi per altre cose che sono molto forti, tante cose che non vanno, che alla luce del sole, poi la cosa che a me mi fa rabbia è che succedono scandali ogni giorno e la gente manco se ne accorge, cioè come se o sono rassegnato oppure, o non so poi quando vedono, a parte che oggi in televisione purtroppo è tutto manipolato. Però io penso che oggi bisognerebbe arrivare alle cose con la propria testa, perché non è che poi dalla televisione tu ascolti la verità. Sì, no, tu hai ragione. Diciamo... Però ci sono dei canali, no? Quali libri, anche i mezzi di comunicazione, la tecnologia, YouTube, Facebook, certamente deve essere sempre vanno utilizzati con cautela, con intelligenza, però io sono... Però il setaccio lo devi tenere tu in mano, perché devi sapere... Se scartare una cosa, quello che non è là buono, ci vuole un minimo di cognizione personale. Certo, indubbiamente anche lì camminano bufale incredibili oppure montaggi vari, però è altrettanto vero che chi sa utilizzare con cautela questi mezzi sicuramente può abbeverarsi. Sì, ma ci distruggono dalla verità. Ecco. Cioè, io penso una cosa, forse non sarò anche fuori luogo, però si parla di terrorismo, si parla di extracomunitari, questi povera gente che viene qua, che sbarca, ma per l'amor di Dio, però cosa gli abbiamo tolto a queste persone? Cioè prima li andiamo a bombardare e poi non li vogliamo fare entrare. Facciamoli stare bene in casa loro. Ma queste infatti... persone che vengono, pigli gli africani, l'Africa è un continente ricco di tutto. Cioè le multinazionali, ci pigliamo tutto quello che hanno, questi rimangono senza manco mangiare. E annai a mangiare. No, questa è una conseguenza. Noi siamo la causa della loro povertà. Siamo d'accordo, io credo che noi però dovremmo tendere molto a che questi finiscano di sganciare bombe, sganciassero invece aiuti umanitari a queste persone, sviluppassero al meglio possibile le potenzialità di... Ma non è il discorso, è lungo, non è forse la sede giusta. Certo, però comunque va fatto come... Però... Che noi, voglio dire, non possiamo sempre parlare di cose allegre. Io penso che ogni nazione è sovrana, ogni nazione è libera di decidere il proprio destino e la propria politica. Certo. Ogni nazione, ogni popolo è libero di scegliere da chi vuole essere governato. La democrazia non si esporta con le bombe, non è un prodotto. Dunque, non ci sono guerre giuste, ognuno diciamo, si fa la sua politica in casa sua. Questa gente non può mangiare un maiale, sono liberi di farlo, vogliono portare il burka, se vanno a risolvere loro i problemi, certo. Con le votazioni o con le rivoluzioni, non sono problemi che a noi ci toccano. Sono d'accordo. Siamo noi che andiamo a bombardare a loro e non sono loro che vengono a bombardare a noi. Poi dopo quando nasce una reazione, si va in casa di una persona e apre il frigorifero e mi pigli tutto un mangiare. E skill macchio, un terrorista chiesto, un mio ex. No, no, ma tu hai detto una cosa giustissima, credo che è fuori discussione. Poi è chiaro che l'argomento è estremamente complesso. Vabbè. E richiede ben altro spazio e ben altre certo. Forse commentatori rispetto a me e te. Però tutto sommato è... No, non vorrei che qualcuno che ci ascolta possa pensare che andiamo fuori no, binario. No, non andiamo fuori binario, assolutamente. Ci Maria facciamo prendere dalla... Maria di Pizze, chi è? Maria di Pizze, la Maria che fa i pizze fritte che noi siamo cresciuti con le pizze fritte, no? Almeno io la domenica mattina io faccio le pizze fritte. È una delle eccellenze napoletane. La domenica mattina se la mangiare o il pane che corra o la pizza fritta. Dunque questo personaggio che io ho immaginato, questa donna che fa le pizze austera, con tup, no? Questa bella donna alta napoletana, un po' bruna, con lineamenti mediterranei, insomma,
che io ero quasi innamorato da ragazzino e mi va a fare pizza, a parte la pizza proprio va, guarda, perché questa che... donna incarnava Napoli in tutte le sue sfaccettature, come nella sentimento, come bellezza, come tutto. Io vedevo Napoli nel viso e nelle espressioni di questa donna e ci ho dedicato una poesia. E allora ascoltiamola, Maria Ripiz, Nando Variale. Nando, a domani. Grazie, ciao. Maria fa pizza fritta in mondo vico, guardando a essa, il tempo si è fermato. Porto tutto a nire una faccia antica, l'occhio turchino tanto tempo fa. E dinti i suoni tenivo scialla nire, una trezza longa arravugliata in cava. Mese e zizze da nascondive lire, un quadro antico che nessuno può pittare. Una statua do presebbe San Martino, un pastore do 1700, e rughe in fronte in capo due furcine. Farina e lacrime mi fatte mangiare. E mentre pazzi con sto cavere, non si vado io fumo, volendo i schizz. Guardando te già, non si può credere. A vera Napoli fai ricordare. E perciò venga a rumene, cos'hai? Che scusa la pizza e non capisci. Guarda che sto non racconta mai, tappando il fumo, per non ti fa pensare. E ti voglio ricordare così, vestito a lutto, femmina e chiesa, parlava che i santi. Schiava e padrone una certa farabutta, scrivista un romanzo. Povertà. Una lacrima sul riso, ovvero le parole che non vi ho mai detto. Pensieri scritti e recitati da Nando Variale con Antonio Romano.